Ciao a tutti ragazzi, io sono Nick. Io sono Ila. Bentornati sul nostro canale. Oggi ragazzi siamo qui con un video che oserei classificare come speciale, giusto Ila? Speciale, sì. Specialissimo, perché ragazzi? Oggi siamo qui ragazzi perché ci sbustiamo due bellissime mystery box del nostro caro amico Federic. Nella versione EX a questo giro, quindi possiamo trovare bustine dell'era EX, quindi rubino e zaffiro. Queste mystery box ragazzi sono state distribuite in anteprima e in esclusiva, diciamo così, al Modena Play nell'ultima fiera che c'è stata in questo ultimo periodo, e un nostro caro amico ce le ha fornite perché le ha comprate direttamente lì e poi ce le ha portate qua a Milano. Niente ragazzi, detto ciò, bando alle ciance, possiamo sbustare? Benissimo, si parte. Pronti. Cosa abbiamo all'interno di questa mystery box? Abbiamo 7 bustine di espansioni varie, presumo, un gadget, una carta autografata dal nostro buon Federic, più uno speciale codice sconto. Ma una su 20 di queste collezioni potrebbe contenere la bustina della serie EX, ragazzi. Tanta, tanta roba, quindi serie Gold Star. Infatti qua abbiamo la stellina che ce lo dimostra. Diamo l'onore a Dile. Vuoi sbustare tu, vero? Però mettimi una cosa. Che se mai dovesse uscire qualcosa di decente dalla mystery box, tu non apri quel maledetto pacchetto, lo teniamo sealed in collezione. Non te lo prometto. No dai, va bene, no, se troviamo una bustina vintage la teniamo assolutamente chiusa, ma avere così tanto culo è molto improponibile. Beh, comunque, allora ascolta. Dimmi. Aprila così, guarda, vediamo okay. Se si vede. Apri il contenuto così, sì. Poi sfili, vediamo un pochettino, okay. Vai. Non è che ci spoileriamo subito quello che c'è dentro. Non lo so com'è composta. Minchia, sono buttate dentro così le bustine. No, allora facciamo così, guarda. Aspetta. Una alla volta così, a sorpresa. Allora, abbiamo la penna. Si vede? Sì, perfetto, si vede perfettamente la penna. Io adoro perché la uso per fare i pacchetti. Penna bellissima, estrai così a caso, una alla volta, così, senza guardarli, magari, boh. Sto rovistando. Allora, attenzione. Spada e scudo. Poi facciamo una volta così stare continuo. Sì, dai, sì. Allora, la prossima. Futuri campioni. Tra l'altro, in questa mystery box si possono trovare anche le bustine di destino sfuggente, ragazzi. Quindi tanta tanta roba. Bella, questa la mettiamo da parte qui. Chissà che non ci esce uno zardone shiny o hyper. Questa è interessante. Questa è interessante. Bella anche questa. Poi andiamo con la prossima. Oh, stile di lotta. Onesto. Vai, siamo a 4 bustine. Vai, Ravana. Tra l'altro abbiamo ancora dato il gadget, tra l'altro. Un altro stile di lotta. Andiamo con la prossima. Oh, voltaggio sfolgorante. Vada. Quindi manca Aspetta. L'ultima. Sono 6, sì. Mancherebbe l'ultima, teoricamente. Aspetta che forse ho trovato la carta. Onesto. Che bello è sto Zapdos? Questo è della serie. No, bello. Sa che non lo vedono. Questo qui è il set nero e bianco, eh. Porca miseria, ma è bellissimo. Mi gusta. La prima holo che mi è uscita è stato uno Zapdos. Il set base. Onesto. Voltaggio. Attenzione, voltaggio. E teoricamente non ci dovrebbe essere più nulla. Qua c'è il foglietto codice sconto e nient'altro. Perfetto. Niente bustina vintage. Però abbiamo l'altra mystery box da aprire e vediamo un po' se ci va meglio. Allora, agiamo sempre come prima, Ila, va bene? Allora, apriamola così, senza pietà. Parto io? Vai. Ok. Allora, prima bustina. Bellissima, però qua ci sta l'alternativa, però, eh. Bellissima, evoluzione di terre, vai col prossimo. Spada e scudo normale. Onesto anche questo. Anche se qua non c'è proprio granché, però vabbè, sti cavoli. Poi andiamo con la prossima. Attenzione, stili di lotta, va bene? Vai con la prossima ancora. Another one stili di lotta. Vabbè, a questo punto speriamo nell'alternativa. Allora, andiamo ancora col prossimo. Vantaggio sfolgorante. Ho perso il conto. Non ci credo. Ma bellissima, ex Power Keepers. Oh mio Dio. Girala.
Ma quanto è bella questa bustina! Stupenda, in inglese! Ma bella, no, bella! Non ci credo! Al tatto, la bustina, si sentita che era leggera? Su! Ma questo è pazzo! Che sottile! Beh, ci sono delle belle robine qua. Porca miseria, vediamo se c'è... Che gold star ci sono, scusami. Oh, che... Dentro si può trovare Flareon, Jolteon o Vaporeon Gold Star. Bellissime. Ma quanto è bella sta bustina. Mamma mia, queste mystery box sono bellissime. Grazie mille Fede per queste mystery box assurde. Poi cosa abbiamo? L'ultima bustina che abbiamo cagato. Ah, vabbè, dai. Vabbè, voltaggio sfolgorante. Allora, questa qua la lasciamo sullo sfondo. Non la apriamo manco per il cazzo. E andiamo a aprirci un po' di bustine. Qua dai, sono tante, però le facciamo in fretta perché il video mi sembra già lunghissimo. Allora, andiamo con voltaggio. Facciamo super fast, ragazzi, perché sennò dura 30 anni questo video. Vediamo se escludiamo qualche pacchetto, intanto. Tanto faccio anche il trick. Vabbè, il trick lo faccio, dai. Trick da 4. Via, abbiamo energia. Si vede bene? Sì. Maitiena, energia erba, Skiddo, bla bla bla, e Lucario. Vabbè, piangio. Io comunque, ragazzi, anche se non trovo nulla dai pacchetti, cioè, io sono a posto così, allucinante, non... Allucinante, ragazzi, sono rimasto basito. Vai a vedere il costo di questa bustina. Adesso non posso perché sto utilizzando il nostro cellulare per già, è vero, riprendere lo spacchettamento. Allora usa il mio. No, vabbè, dopo, tu vai avanti, dopo lo so. Bello questo. Bello Sandile. Allora, andiamo col prossimo. Stili di lotta. Super fast, questo spacchettamento. Ovviamente sono ancora troppo euforico, ragazzi. Ma che mina è sto pacchetto? È stupendo. Allora, energia, Golbat, bla, Micro, Bronzor. Ecco qualcosa. Niente, Mien Xiao. Va bene. Mien Xiao. Un altro stile di lotta. Comunque la volta scorsa qua dentro abbiamo oscurato, non so se ti ricordi. Sì, avevamo trovato il Venusaur. Venusaur GX. Sì. Il Miscat. Sì, che ancora abbiamo in collezione, tra l'altro l'ho venduto, non mi ricordo più. No, è stato venduto. Ah, niente, l'ho venduto. Beh, che c'ho l'Alzheimer, ragazzi, non ci posso fare niente. Sì. On Edge, Carnivine e Lickilicky. Niente. Allora, spero stia inquadrando tutto per bene. Se non ha ripreso, sì, sì. Cioè mi sparo in testa. Allora, ti immagini? Mi ammazzo veramente. Andiamo con il prossimo pacchetto di... Cos'è questo? Spada e scudo. Non è che sto guardando, ragazzi, sono troppo euforico per questo pacchetto. Allucinante. Allora, energia lo... Sì, rotto, ciao. Buio, Drizzle, Salazzle, Sobble, Mudbrain, Scorbunny, Mansdale. Oh, Wobbuffet B. Vabbè, onesto. Forse. Evoluzioni etere. Allora, se tu apri evoluzioni etere, apro anch'io evoluzioni etere. Cioè, comunque c'è andata di culo quel pacchetto di futuri campioni, perché ce n'è stato solo uno, eh. Sì, sì. C'è andata bene anche su quello, c'è andata bene. Perché tozzo, vediamo se riusciamo a sculare qualche cosa qua. Qua ci spero tantissimo di sculare. Non so, mi sa di no, devo dirti la verità. Vediamo, però... mai dire mai. Va benissimo. Anzi, Mudbrain dire Mudbrain. Gorgeist, okay, il Pokémon più brutto del pianeta. Poverino, Terra. Poverino, perché? È orrendo. Allora, prossimo di evoluzioni etere. Vediamo un attimo. Allora. Ma noi l'abbiamo fatto, Lars. No, ma ormai sti cazzi, abbiamo aperto tutto e via. Sai che quando uno è ludopatico, non ci puoi fare mica sì, niente. Sì, la tua è effettivamente una malattia. Sì, lo so, sono malato da parecchio tempo. Allora, mi sa che siamo in due comunque. Sì. Energia acqua, Pyroar, Flaffo, Ribombi, Bergamotto, Petilin, Cryogonal, Zorua, Swablu, Ludicolo e Gigalit. Mamma mia, che schifo Gigalit. Allora, vai, montaggio. Can I open futuri campioni? Ah, to, Champions Pet. Vai, allora mi apro Power Keepers. No, devo stare in cielo o in terra questa cosa. Tu non apri proprio niente. No, siamo in collezione. Insieme all'altro nostro pacchetto vintage, tra virgolette, ovvero richiamo delle leggende, se si può definire vintage. Beh, Assoluto, Victini, Cura Totale, Scraggialo, Ekans, Kaituna, Io, Yarrow, bello, vai, Caracolo, onesto, che metteremo qua. È un bel Pikachu Hyper però, Se è un voltaggio, non mi piace come risponsione. A me piace, solo che magari hanno usato perché abbiamo sbustato tipo all'anello, l'abbiamo sbustato. Allora, trick da 4. Allora, energia, Vittor Sorelmo, Del Mais, Krokorok, Nikana, Wooper, Nidorino, Beldum, Slugma, Beldum, Lycanroc. Ok. Super fast questo spacchettamento, ragazzi, super fast. Non riesco a aprire le bustine, ho l'ansia. Perché?
Non lo so. Solo ti sta correndo appresso. Mangi acqua. Tromba. Del mais. Shackle. Dynamo. Trabbish. Wishmore. Rockruff. Voltorb, Diancie Reverse e Yamtai. Cioè, ragazzi, dopo la bustina vintage possiamo anche non trovare niente. Posso toccarla di nuovo? Trick e tozzo. Ok, le giriamo. Energia acqua, Cacturne, Dawnblade, Crocodile, Meowfauci, e vabbè, sicuramente Spiro, Remoraid, Drampa e Gigilash. L'ultimo altro sculato su spade scure. Esatto, Wobbuffet lì. Una volta, non so se ti ricordi, a scazzo ho preso una bustina di sole e una base dal giornalaio, ho trovato dentro Espion GX. Onesto. Onesto, a caso, proprio. A casissimo, proprio contentissimo al parco che sbustavo. Gli altri spacciavano, io sbustavo. Esatto, la gente si drogano invece di esatto. Spacchiamo i pacchetti. Mi sembra anche giusto comunque. Deforestiamo l'Amazzonia. Ma chi se ne frega? No, no, mi dissocio. Mi dissocio anch'io. Prosmalt e Poltergeist. Ok, allora andiamo con l'ultimo pacchetto. Posso guardarlo un po' meglio? Sì, in privato. Vai con Stili di Lotta. The Last Pack. Vediamo un attimino che non si apre. Allora, energia buio, blocco oggetti, Durant, Timbur, Pawniard, Cacnea, Shinx, Sizzlipede, Colossal e Meowstic. Bello! Oh, bello però. Piace. Bello. Ragazzi, detto ciò, detto tutto, finiamo qui il video. Spero che molto presto possano uscire anche queste collezioni online sul sito di Frederick, perché meritano veramente, veramente tanto. Sono strepitose, ragazzi. Ma sei già? Quando usciranno? No, non lo so io. Ho detto spero escano. Okay. Dovevano uscire, mi pare, teoricamente, però non lo so. Adesso metteranno magari qualche informazione in più. Detto ciò, ragazzi, come al solito, prima di lasciarci, vi invito a lasciare un bel like al video. Se non l'avete ancora fatto, passate al nostro gruppo Telegram, che troverete qui sotto nel primo commento o in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Assolutamente, ragazzi. E noi vi salutiamo con questa bellissima Power Keepers. Ciao!